Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho detto di recente, sto cercando di uscire dalla mia comfort zone. E quindi oggi ho deciso di uscirci, ma proprio tanto. E infatti per la prima volta vedrò un horror. E volevo coinvolgervi ovviamente in questa missione impossibile. Perché è da anni che vi parlano del mio disagio con gli horror. E negli anni, anche grazie a voi, sono riuscita a fare dei piccoli passi avanti. Perché mi avete consigliato magari delle cose da vedere che non facessero troppa paura. Ma oggi voglio andarci proprio pesante. Ho già ansia. Quindi, dato che non vi volevo spoilerare il video e quindi non potevo chiedervi effettivamente dei consigli, chiediamo a Google. Horror più spaventosi. Ok, allora qui al primo posto ci dà Hereditary. Ci vediamo Hereditary. Ci fidiamo. Proviamo ad aprire, vediamo, vediamo. Beh, già male, già malissimo qua, cioè, ma cos'è? Ah no, vedi, il primo è Sinister. Insidious. The Conjuring. Non so scegliere, raga. Prendiamo il primo. Proviamo un altro sito. Cioè, facciamo tipo una ricerca comparata. Allora, Movie Player al primo posto mette l'esorcista. Ma cos'è? In realtà tutti mi dite sempre che l'esorcista non fa così paura, quindi non va bene. Ah, ecco, vedi Insidious anche qua, al secondo posto. A sto punto ci vediamo Insidious, raga. Oddio, ma questo che paura! Con Ethan Hawke. Vorrei che mi poteste rispondere adesso perché non so scegliere tra Insidious e Sinister. Chiediamo nuovamente a Google. Fa più paura. Aiuto. Insidious o Sinister? Come ho scritto? Ok. Quale fa più paura? Al primo posto è Sinister, ok. È il più spaventoso di sempre. Lo dice la scienza, scusate. Va bene, mi fido. Mi fido di Google e guardo Sinister. Ho paura, morirò. E niente, io mi vado a fare un attimo popcorn e torno. Nel frattempo, sigla. Raga, io ho già ansia. Ma cos'è? No, poi con le cuffie. Mi sto già pentendo di questa scelta. Ethan, ciao! Mi dà che ansia, sti bambini che Ashley? colorano, cioè, ma cos'è? Nice one. I know who you are. Say you're not a fan. No. Madonna, Well, simpatico! again, you can Ok, allora, da quello che ho capito, tipo lui ha scritto un romanzo su qualcuno che veniva ucciso e qualcuno nella vita reale ha ricreato. Credo. Ma questo si compra a casa dove la gente viene uccisa, ma c'ha dei problemi, c'è cioè anche tu un po' te la vai a cercare. Scusa. No, è l'albero. È quello dell'inizio. No, perché gli scorpioni? Che schifo! No. È morto. Speriamo. Cioè, te pareva, no, che c'era il vento. You're gonna brush your teeth? Ma che schifo, non si è lavato i denti. Lavati i denti. Ma è George Clooney? Ma no, no, non è vero, non è lui. No, porte che cigolano. Ma poi perché non accendete la luce qua? Madonna, quanto mi danno fastidio. Sei in casa, perché non accendi la luce? Cos'è? No, 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 no. No. È il figlio. Sapevo. Comunque i disegni di sta ragazzina sono inquietanti. Ah, ancora, ancora guardiamo questo bellissimo filmatino. Che bello. Non gli ha dato fuoco, tipo. Perché? Cioè lui quindi praticamente deve scoprire il mistero di questa cosa. Un altro filmato. Oddio, raga. Che cazzo è? Ma questo è tipo sonnambulo.
Dio mio, questi filmini sono veramente una roba. Ma cos'è, raga? Cosa cazzo era? Vabbè, ma il tizio che si vedeva, che abbiamo visto prima, quello della copertina del film. Cioè, anche io, da chi cerca. Il membro mancante dei Kiss. Cioè, vabbè. Mandai pure fuoco alle cose. Getting good work done? Yeah. Questi drammi Good. familiari sono noiosi, però, Just keep the posso confidence. dirvelo. Il canetto, no, il canetto! Il ca no, il cane no, il cane no, raga. Alla salute. No, raga, è andata via la luce. No, 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 no. Questa soffitta mi mette un'ansia, raga, cioè veramente. Ma poi perché ci va da solo? Dio santo! Cos'è? 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 Si muove? Cos'è? No, cioè, cos'è? Un messaggio, il codice? Mr. Boogie! Lui si chiama Mr. Boogie! Cioè, quello che fa le cose cattive si chiama Mr. Boogie. Scusate, però questo mi ha fatto ridere, ma che cazzo è? So, let's go see this hole. That's what she said. It's not possible to close it from inside the attic. Sono dei drammi familiari pallosi proprio. Troppo pallosi. Quanto sono buoni i popcorn mezzo esplosi? Comunque, raga, finora secondo me è palloso sto film. Cioè, almeno io mi sto un po' annoiando. È sempre lui. Il membro mancante dei Kiss. Oddio. Raga, che cazzo è? Ma che ansia, ma quindi c'è sta cosa tipo paranormale. E lui. No, Vez. Cosa? Lo so che sta arrivando una scena che mette ansia. Lo so. Si è infiltrato nel computer, mi sta dicendo questo? Cioè che si è infiltrato nel computer? Magheo. Magheo. Oddio santo. Ma cos'è? Un cane? Cosa ci fa un cane? Sirius, sei tu? Oddio, cosa sono? Cosa sono? Fantasmi, tipo? Ho il fumo dietro, cioè, what? So now you're saying I'm a drunk? No, I'm Beh, se saying bevi there's whisky la something mattina, off, tutte le Hallie. mattine, tesoro, Something un that's po' eating you sì, up, cioè, whatever it is secondo that's eating me. you. Madonna, lui che egoista palloso, Madonna santa. Allora, secondo me lui è del leone, però ha qualcosa tipo o in acquario, perché è troppo strano, cioè è così ossessionato da queste robe strane, quindi qualcosa dell'acquario ce l'ha. Cioè adesso coinvolge pure l'altro poliziotto, questi qua fanno una brutta fine secondo me. Cos'è? Non sto capendo. Dove, cioè cosa sta facendo con sta macchinina? È una macchinina. Ah no, è un taglierba. Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa vuol dire? Io mica ho capito. Cioè, sto tizio è andato col taglierba sopra una? Ma davvero? Ah, raga, sicuro c'è tipo lo spettro di questa cosa. No, vedete che adesso succede qualcos'altro. Tipo parte un suono, me lo sento, perché quando c'è silenzio vuol dire che stanno prendendo il tempo per farti spaventare, maledetti. No, raga, raga, che cazzo è? No, 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 no. Cioè non esiste che appaiono facce di bambini così. No, adesso inizio a sentire rumori in casa. Cioè praticamente ci sono i fantasmi di questi bambini, ho capito? No, un altro, no, aiuto. Per favore, vai via. Mo' questa di giallo, cioè, ma dai. Cioè, lo vuole tipo uccidere. No, si sta nascondendo. Ma mi spiegate perché passano sempre dietro così? Vedete, guarda, scommetto che c'è un altro. C'è qualcuno. E lei li vede. Sto
sapevo i disegni di merda. Ma poi perché i bambini riescono sempre a parlare con i fantasmi nei film? Drammi. So you're saying it didn't happen here? No! It happened in the backyard. Scusate, sto male, però mi fa ridere sta cosa. Qua non è morto nessuno, in giardino sì, però. Poraccia sta donna, comunque, la capesca. La capesca. Tracy è del toro, secondo me. Cioè, lui sta andando un po' in paranoia. Ok, hanno aperto cioè, sono nel sottotetto, come si chiama? Controsoffitto, mansarda, cos'è? Solaio? Esiste la parola solaio? No, raga, che ansia! The Boogeyman! No. Brucia tutto! Mo se n'è accorto che se ne devono andare. Dai! Io stavo dicendo dal minuto uno, però, insomma. No, ma questo che dà ordini? Ma te prego! Adesso un po' ariete anche. Ah, così proprio de botta. Cioè, prendono tutto e se ne vanno. Beh, ci sta. Dopo un'esperienza simile capisco. La polizia. Ma vi immaginate se era tipo tutto un piano di questo qua che non voleva che lui scrivesse il libro? E ha pagato tipo degli attori per andare a casa di questo a fare ste robe. Lei non può scrivere il suo libro contro di noi. Una nuova casa. Oh, questi vivono sempre in case pazzesche, cioè dicono di essere senza soldi, ma a quanto pare. Cioè, mo tipo questo è posseduto, non lo so. È lì? Sapevo io. La scatoletta magica è tornata di comparsa. Non te ne liberi adesso. Extended Cut. La Snyder Cut di Boogeyman. È la Boogie Cut. C'è Joker anche qui. Jared Leto. Gran cast. Ah, qui sono fregati, quindi muoiono questi. Orange County. California. Ah, ecco qui. Quindi c'è praticamente il mostro. Si impossessava di questi ragazzetti. Che poi compievano. Gli omicidi. No, la figlia è stata impossessata. Sta bambina inquietante. Io avevo detto che schiattavano. Cioè, mo immaginavo. Ma raga, cosa? Ma questa bambina, ma cosa fa? Questi sono tutti i suoi amici nuovi. Bambini fantasmi. E mo entra anche lei, no? Entra anche lei lì dentro. Dio santo! Che film del c***o comunque, posso dirvelo. Ma va. Che dire? Pensavo mi facesse molta più paura. Sarà che comunque non l'ho guardato con estrema attenzione, perché comunque ero presa dal video. In più, insomma, l'ho guardato con le cuffie, col telefono, con la luce accesa. Insomma, una situazione un po'... No? Che non mi ha messo molto nel mood. Jumpscare uno dopo l'altro, quelli mi hanno fatto paura. E probabilmente mi sognerò la notte il membro mancante dei Kiss. Comunque, in generale, non lo so, un film un po' palloso, drammi familiari di cui non mi fregava assolutamente niente. L'unica cosa che ho trovato interessante era tutta la prima parte true crime. Cioè, se fosse stato davvero una roba sovrannaturale mi sarebbe piaciuto di più, perché come sapete mi piace di più il true crime. Vabbè, non lo so, comunque io non so dare voti a questi film, cioè non ho idea. Però non lo so, cioè io non lo definirei un film così spaventoso. Cioè sì, mette ansia, però boh, non lo so, ci sono delle parti un po' cringe secondo me. Ma vabbè, io di horror che cosa ne posso sapere? Vabbè. Adesso sicuramente mi direte nei commenti: no, ma questo è un film del cazzo, hai scelto male. Prendetevela con Google, è lui che mi ha detto che secondo la scienza era il film più spaventoso di sempre. Boh, e nulla, spero di avervi fatto ridere almeno con questo video inutile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!